Ragazzi, oggi mi trovo a Verbicaro. Volete sapere perché? Un gruppo di signore facoltose mi ha invitato a venire a vedere cosa di buono preparano per 3 serate dedicate alla tradizione e alla gastronomia, musica, cultura e tanto buon cibo. Pertanto andiamo a vedere da vicino cosa preparano e come lo preparano e poi vi farò vedere anche la serata. Venite con me. Eccoci qua, nei vicoletti bellissimi di Verbicaro. Dovrebbe essere da queste parti. Qua non è che c'è bisogno del navigatore, basta chiedere e si arriva. Francesca? Sì. Ci siamo? Siamo qua? Sì. Sopra? Sì. Okay. Madonna, che profumo che si sente. Oh. Siete vieni. Pronti con i fusilli? Sì, vieni. Vengo subito. Eccomi qua, permesso? Avanti! Buongiorno! Ciao Francesca! Tutto a posto? Tutto bene, si sta freschi qua? Sì, tanto, abbastanza. Intanto ti ringrazio per avermi invitato a venire ad assistere alla preparazione di questo evento che mi pare che ogni anno cade 8, 9, 10 agosto. Come vi dicevo, siamo a Verbicaro. Pertanto, mi raccontavi un'associazione tutte donne. Sì. Tutte donne. Io faccio il gallo in mezzo ci alle donne. Ci stai bene, devo dire che ci stai bene. Ma dimmi la verità, dietro ci sono i mariti ad aiutare? Diciamo di sì. La forza braccia ci sono, eh? Abbiamo bisogno pure dei maschi, perché okay. Il lavoro ci vuole, insomma c'è tanto allora, lavoro. Leggo, associazione Vino e Sapori di Verbicaro. Sì. In pratica di cosa si occupa questa associazione? Allora, diciamo, lo scopo principale è di promuovere la manifestazione, diciamo, e far conoscere i prodotti tipici di una volta, quindi cercare di preparare come si faceva una volta, nello stesso modo, con gli stessi prodotti e con la stessa passione. Io devo dare un plauso alla vostra associazione perché ho visto veramente un menù ricco e soprattutto autentico, perché ho visto che ci sono i fusilli fatti rigorosamente a mano. Adesso vediamo come le signore stanno procedendo. E poi cosa degusteremo? Allora, come primo piatto di base ci sono i fusilli, accompagnati dal sugo delle braciole, che sono le caratteristiche... Sì, sono degli involtini di carne di maiale. Sì, involtini di carne. Quindi il sugo per condire poi i fusilli viene preparato con le braciole. Ok. E quindi poi diciamo ha un sapore particolare che è molto, cioè io non conosco, è molto gradito. Domani vuol dire che domani sera assaggiamo. Tu avrai modo di conoscere e poi ci potrai dire se ti piace o no. Però mi devi dire una cosa, se verranno degli amici a nome di Sfizi di Calabria, mi raccomando, trattameli bene, che chi mi segue sono tutti mangioni, sono tutti portatori sani di pancia. Sicuramente, l'importante è che si presentano. Che si devono presentare, quindi perché... ditelo, mi raccomando. Va e bene, poi dicevi, sì. Braciole? Le braciole, poi diciamo come contorni ci sono i peperoni cruschi, ci sono peperoni e patate, che sono sempre tipici della infatti nostra zona. Nella nostra zona, le frittelle con le zucchine, che sono imbangabili. I cruschi. I peperoni, sì. È un'arte qui a Verbicaro. E poi? Sì. E stavo dicendo, le frittelle con le zucchine che sono fatte al momento, quindi si possono gustare calde, che hanno tutto un altro sapore, diciamo che sono buonissime. E vabbè, ci sono i salumi tipici della zona. E se viene sete? Se viene sete non manca il vino. Di avete capito dove siamo? A Verbicaro. La storia del vino nasce qua, a Verbicaro. Mi raccomando, quando venite qui, abbandonate tutte le altre bevande e chiedete il vino autentico, ok? E fatevi le passeggiate in mezzo al paese. Abbandonate il telefono e vivete, respirate i sapori, chiedete alla gente come vivono, vi faranno sicuramente entrare a casa e vi offriranno un bicchiere di vino, perché Verbicaro è il paese dell'accoglienza. Sai che io a 8 anni ho cominciato a fare i fusilli, perché mia mamma non ha fatto figlie femmine. E allora mi ha detto sempre, da quando ero piccolo, che non sai nella vita cosa ti aspetta, quindi almeno una base la devi, sapere. Io della base non mi sono accontentato, degli spaghetti e ho provato a fare i fusilli. I fusilli. E mi è piaciuto, e questo mi ha portato ad essere questa forma fisica. Vabbè.
Francesca, queste sono le braciole. Lo sai che in alcune parti della Calabria per braciole si intendono le polpette, quelle che si facevano di patata con l'aglio e col prezzemolo. Invece da noi, nella nostra parte dell'Alto Tirreno, le braciole sono queste qua, sono fatte della carne praticamente che ricopre le costate del maiale e vengono poi cucite e all'interno abbiamo un battuto di aglio, prezzemolo, sì, pepe nero. Sì, il prezzemolo e l'aglio, sì, queste diciamo che sono gli alimenti base per dare poi quel gusto particolare. Quel gusto anche al sugo poi. Anche al sugo, sì, condiscono tutto, poi condiscono pure il sugo, sì, perché sono aromi forti. Vedo con piacere che avete inserito anche i giovani, la forza giovane del futuro, così si impegneranno anche loro a non far perdere le tradizioni. Speriamo che nessuno le faccia perdere queste cose che sono bellissime. I giovani devono seguirci, i giovani devono starci a fianco in modo che possano imparare da noi e poi proseguire quando noi saremo più stanchi. Infatti il giovane ha bisogno del consiglio di quello più adulto, quindi è bene che si affianchino a voi e che continuino a fare tante cose buone. Mi pare che ho letto che c'è anche un altro piatto interessante domani da vedere. Quale sarebbe? Allora non uno, più di uno. Uno sarebbe la nuglia con le patate, che però non è l'anduglia, diciamo, non è l'anduglia spalmabile, ma è un'altra salsiccia un po' diversa, diciamo un po' più... Ha delle parti più grasse, meno nobili, ma è saporitissima. Sì. E non vedo l'ora di assaggiarla. Con le patate. Con le patate, sì. E poi ci sono le cotiche con i fagioli, e poi che sono sempre maiale. Per noi il maiale è il grande fratello della famiglia, il fratello maggiore. C'è sempre il maiale, del maiale non si butta niente, si rispetta e non si butta niente. Certo. Domani a pranzo non mangio. Va bene. T'avviso, sì. non mangio. No. Mi presento a Verbicaro domani sera e vengo a vedere questa prima serata, così lo facciamo conoscere ai nostri amici. Vi ringrazio nuovamente, con te ringrazio tutta l'associazione ovviamente. Noi pure vi ringraziamo, e l'accoglienza veramente, perché anche lui che sta dietro oggi è una sofferenza, solo profumo oggi non mangiamo, ma domani ci sfondiamo, ok? Va bene, grazie, vi aspettiamo, grazie a voi. Ed eccomi catapultato alla prima serata dell'evento, l'8 agosto. Ad accoglierci c'è una botte enorme da 100 quintali di vino. Nell'aria il profumo che domina è quello dei peperoni cruschi che stanno preparando per la serata. Guardate che spettacolo, ragazzi, qui l'importanza è la temperatura dell'olio, bagnarli per un attimo e poi subito dopo diventano scrocchiarellanti, sono davvero una delizia. Qui ci sono le frittelle di zucchine fritte al momento e poi guardate qua ragazzi, Mar Rosso e il sugo che accoglierà i fusilli fatti rigorosamente a mano. Sugo con le braciole in involtini di carne di cui vi ho già parlato. Vedete questo olio sopra e tutto quanto il gusto che hanno. Bello, concentrato ed una cottura lunga, anzi lunghissima. Da questa parte sono già pronti i contenitori con lo spezzatino di maiale e qui la grande attesa è proprio per le patate che si sciolgono e per la nuglia, questa salsiccia davvero super saporita. Tutto questo ben di Dio preparato con tanta passione e soprattutto tanta maestria. Guardate fagioli e cotiche e poi i peperoni e patate, pipi e patate come si chiamano qui, patate della Sila e finalmente si calano i primi fusilli, perché le calate ragazzi stasera saranno tantissime. Ho dato già una sbirricciata, sta arrivando una marea di gente. Qui abbiamo il pane casereccio. E nel frattempo la coda inizia sempre ad aumentare, perché davvero questi sono gli ultimi attimi e poi verrà portato il cibo sotto agli stand dove verrà poi distribuito. Vedete come vengono conditi i fusilli, uno strato di pasta e poi quello di sugo.
Allora, buonasera. Buonasera Gianluca. Ciao. Da dove siete arrivati? Siamo di Milano. E come sei arrivato qua? Perché ho visto le tue storie su Instagram. Allora, i social servono? I social servono sempre. E cosa stai assaggiando? Facci vedere. Ah, i fusilli. Fusilli al ferretto, pepe e patate. Zucchine in pastella e bracciolo. Faccio un assaggio con l'anno, dai. Vai. Com'è? Sì, sì. Sa di Calabria? Sa di Calabria. Ci voleva un po' di anduia, era perfetto. Signorina, invece lei da dove viene? Da Milano. Milano, e cosa si porterà della Calabria al ritorno? Beh, siete tutti belli solari, molto... L'accoglienza. Sì. Infatti, sì, sì, proprio sì. Questo è il paese dell'accoglienza. Fusillo di suo gradimento? Molto, molto buono. Già mangiato buonissimo. Sì, sì. Allora, buona serata. Grazie, e seguite le storie di Gianluca e fate i salumi. Sì, sì. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Si è fatto una certa ora e adesso è venuta fame anche a me. Pertanto mi metto in fila e la fila è abbastanza lunga, però vedo che si smaltiscono in modo abbastanza veloce. Voglio farmi un bel vassoio super completo, così vi faccio vedere quante cose buone ci sono stasera. E questo è il mio vassoio. Allora, vi faccio vedere qua i fusilli. Questa è la braciola. Patate e nuglia, non duia, nuglia. Questa è la nuglia, è una carne della parte della salsiccia, ma un po' più grassa, un po' più morbida e molto molto saporita. Questo invece è lo spezzatino che abbiamo visto prima. Pane casereccio, cotiche e fagioli. Guarda. E peperoni e patate. Guarda che classe il vino di Verbicaro, guarda qua. Roba. E dopo aver pulito e preparato il mio palato alla degustazione di tutto questo ben di Dio, mi accingo ad affrontare questo vassoio che, ragazzi, devo dire impegnativo, però ho davvero una gran fame. La prima forchettata forse un po' esagerata con i fusilli, però ragazzi, ditemi voi se voi non fareste la stessa cosa. Mamma mia ragazzi, mamma mia questo sugo e poi con l'aggiunta del diavolicchio di amante, è quello davvero che ci vuole. Non ho voluto mettere neanche il formaggio, pensate, per gustarmi davvero il sugo. Le braciole riempite di aromi lo rilasciano poi lentamente nel pomodoro e si crea davvero l'apoteosi, e queste patate si sciolgono, e poi questa è la nuglia che vado ad impreziosire con questa crema di patate. Sono le patate disfatte proprio dalla cottura docile e lunga. Non c'è bisogno di commentare perché, ragazzi, penso che riuscite ad immaginare. E se invece volete assaggiare, non dovete far altro che l'8, 9 e il 10, sapere che a Verbicaro c'è questo appuntamento fisso ogni anno. Ma le sagre sono importanti davvero tutte, soprattutto nei piccoli paesini, perché è qui veramente che si respira la tradizione. Io vi invito a commentare qualora vi faccia piacere continuare a vedere altre sagre qui nella mia zona, e invito anche chi le organizza a contattarmi al numero WhatsApp in alto a sinistra se vi piace come nel mio solito stile semplice ve le racconto, in modo magari da spingere sempre più curiosi ad affollare i nostri borghi. Ma vi rendete conto della crema che hanno generato questi fagioli? Ma quale piatto super costoso può eguagliare questa bontà? Oliose, belle oliose, guardate. Belle unte.
bravo, sì. Bravo. Ce l'abbiamo fatta, quasi tutto finito. Adesso un bicchiere di vino e a ballare la tarantella. Andiamo. Il calabrese autentico mangia il peperoncino col pane, è emozionante! Com'è? In dialetto come si chiama verbicaro? Zafarano piccante! Zafarano piccante! La serata è fresca ed è davvero piacevole questo vino. I don't speak Italian, but it's so tasty and so awesome here. Where are you from? I'm from Ukraine. Can you say something in Ukrainian? Like, це дуже-дуже смачно, і нам дуже подобається в Італії, і взагалі атмосферу тут дуже непередаваємо. We like it. Ti vedo già attrezzato con la bottiglia. Da dove vieni? Io sono nato qua a Verbicaro, ma vengo dalla Germania, da 35 anni. Questa è una festa molto importante dove non possiamo mancare. Soprattutto voi che state lontano, credo che stasera riscoprite i sapori di una volta. È una cosa molto particolare, affettiva soprattutto, ecco. Hai già cenato? Ci teniamo molto. Prima questo mangiare si mangiava tutti i giorni. Adesso invece... Oggi è una cosa speciale. Comunque siamo molto felici che siete qua anche voi. Volevo chiederti, hai già cenato? Hai già mangiato? Ho cenato, ho mangiato tutto. Qual è la cosa che ti è piaciuta? I bracciol. L'ho assaggiato anch'io adesso. Spettacolare. Sì, a tutti gli effetti. Allora, ci vuoi fare un saluto anche in tedesco così a tutti? Per invitare i tedeschi a venire qua e salutare i compaesani che sono fuori. Ganz liebe Grüße in Deutschland an alle Calabresi. Ciao. Salute. Salute. E secondo voi poteva mai mancare l'angolo del dolce? Tutti, e dico tutti, rigorosamente preparati a mano. Il profumo che si sente, beh, quello delle uova genuine. Signora Maria Teresa, che si è occupata della preparazione dei dolci che avete visto e mi sta offrendo che cosa, Maria Teresa? Crostata al limone. Crostata al limone. Ci vuoi dare anche la ricetta, visto che i miei utenti sono tutti appassionati? Allora, una pasta frolla, la pasta frolla è quella che uno usa normalmente. La marmellata di limone è leggera perché si fa con l'acqua e non con latte. E poi c'è la buccia di limone e il succo di limone. Quindi il profumo, proprio perché c'è la buccia grattugiata. I limoni devono essere non grattati, assolutamente. Assolutamente, non sono naturali. C'è una spiona là, riprendetela. Dov'è? Ah, c'è giù. Sì. Così? Da dove vieni? Allora, io vengo da Firenze. Firenze. E sono più di 50 anni che sto a Firenze. Sono nato a Verbicaro. Ah, nato a Verbicaro, sì. Quindi proprio qua. Sono nato a Bonifanti. Ah, la contrada, sì. Di Verbicaro. Perché mia madre è di Verbicaro. Come ti dicevo, sono a Firenze dal 64. E sento l'accento, da completamente 64. Toscano. Ho mangiato la nuglia con le patate, un piatto che non mangiavo da 50 anni. Bello, eh? Ed è stata una cosa... Secondo me è stata una cosa emozionante, oltre che buona. Ma io lo sapevo, diciamo, perché ero incerto di cosa prendere, perché c'è spezzatino, pipe e patate. Cioè. Ma quello è un piatto che non si comunque trova facilmente. Domani no, ma domani l'altro ritorno
e assaggio qualche cos'altro. Ok. Perché mi è piaciuto tantissimo. Allora, posso fare una recensione sul vino? Vi assicuro che il vino della località Prato, leggermente fruttato, con un retrogusto di malvasia, lo consiglio, è veramente ottimo. Grazie. Grazie per questo. Grazie mille, buona serata e buon proseguimento. Benvenuti in Calabria. I piatti che sono vuoti. I piatti sono vuoti. Sì. Da dove venite? A Napoli. Noi siamo di Napoli, ma siamo in vacanza a Scalea. A Scalea. Avete assaggiato stasera la Calabria vera, penso, perché qua è tutto genuino, certo. Al 100%. Certo. Il vino è buono, vedo che le bottiglie buonissimo, sono affumate. Buonissimo. La serata è fresca, quindi il vino infatti ci sta benissimo. Infatti abbiamo comprato delle buste di plastica. Buonasera Felice, un commento a caldo sulla prima serata. Beh, non ci possiamo lamentare, la gente c'è stata e siamo contenti del risultato sicuramente e siamo anche propensi a continuare. Qual è il piatto che hanno apprezzato di più? Beh, ovviamente i fusilli e poi le braciole che in detto verbicarese sono le braciole. Allora, il saluto finale non potevo che farlo con Francesco, la presidente. Com'è andata la prima serata? Anzi, ve lo dico io, ragazzi, c'è un casino di gente. Il cibo è stato veramente eccellente. Ho fatto qualche domanda in giro, sono tutti quanti estasiati dalla bontà e dei prodotti genuini che avete usato. Quindi complimenti ancora per la 10ª edizione. Allora, questa manifestazione, che ormai dura da 10 anni e seguirà ancora per tantissimi altri anni ancora, ha la particolarità che avviene sempre negli stessi giorni, quindi 8, 9, 10 agosto, voi sapete che avete ogni anno un appuntamento fisso, dovete arrivare a Verbicaro, così troverete Francesco e tutto il suo staff ad accogliervi con le meraviglie gastronomiche della nostra zona. Francesco, due parole hai da fare, lo so, vai di fretta, però no. Come vedi un brindisi volevo farlo con te. Esatto, no, sono felice, è partita bene la prima serata, speriamo le prossime meglio di questa, però siamo contenti e soddisfatti, il lavoro è stato ripagato. Ok, quindi tutti i turisti che si trovano in zona, 8, 9, 10 a Verbicaro, allora. Con la botte che rappresenta il vino, il prodotto per eccellenza di Verbicaro, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Salute! Grazie! E vai!